Benvenuti a questa nuova puntata di Viciosat Viaggi. Oggi ci immergeremo nel parco protetto di Marsa Salai. Questo parco è una baia naturale e offre un accesso molto semplice al sito di immersione e si ha l'impressione di nuotare in un acquario naturale. Al centro della baia vedremo un giardino di alghe e incontreremo una tartaruga. Come al solito, poche parole, lascio parlare le immagini del nostro documentario. Mi raccomando, preparate tutto l'occorrente perché ci stiamo per immergere. Buona visione! Siamo ancora una volta a Marsa Salai e ci stiamo per immergere in un fantastico giardino sommerso. Marsa Salai si trova all'interno di un parco protetto ed è una piccola insenatura naturale all'interno della quale spesso molte tartarughe si rifugiano dalle correnti e trovano spazio per i loro lauti pasti vegetariani. Lo scenario è magnifico, la visibilità degna di un acquario ed è proprio per questo motivo che questo particolare sito di immersione viene definito l'acquario di Allah. Marsa Salai è una delle località più frequentate del Mar Rosso e per anni si è cercato di stabilire l'origine di tale nome, ma non si è mai giunti alla verità assoluta. Già nel V secolo a.C. il grande storico greco Erodoto da Alicarnasso lo chiamava Mare Eritreo, forse in riferimento ad un mitico sovrano di nome Eritros, che in greco significa rosso. Poiché i greci associavano al sud il colore rosso, è anche possibile che l'aggettivo rosso, appunto, fosse collegato alla posizione meridionale di questo mare. Secondo un'altra teoria, l'aggettivo rosso sarebbe in rapporto proprio con il colore dell'acqua che talvolta, in particolari condizioni e su estensioni molto limitate, può assumere una tonalità rossastra dovuta alla proliferazione di un'alga particolare. È però assai probabile che il nome Mar Rosso derivi dal fatto che le coste di questo mare siano formate da rocce di colore rossastro a causa del loro elevato contenuto in ossidi di ferro. È curioso tuttavia notare che nelle carte e negli atlanti medievali il Mar Rosso sia rappresentato non con il colore blu tipico dei mari, ma con quello rosso. Una particolarità che contraddistingue questo mare, che interessa molto da vicino i subacquei, consiste nel fatto che in questo bacino, a differenza di quanto avviene normalmente, la temperatura cresce con l'aumentare della profondità. A 1000 metri sotto la superficie si registrano ben 21 gradi, un valore che supera di una quindicina quello di tutti gli altri mari. Questo fenomeno è dovuto alla presenza della profonda fossa mediana che si apre sul fondo del Mar Rosso. Una grande frattura intercontinentale che ha origine in Libano, attraversa il Mar Morto e si prolunga poi nel continente africano. Lungo tale spaccatura il magma proveniente dal mantello terrestre viene a contatto con l'acqua marina e la riscalda. In genere i coralli sono ancorati a riffa, a eccezione dei coralli fungo. In Mar Rosso vi sono oltre 250 specie coralline, l'8% delle quali sono endemiche, ossia non si trovano in nessun altro mare. I coralli più comuni sono le acropore, presenti con oltre una sessantina di specie, talvolta assai diverse tra loro, e i coralli porosi massicci che possono formare estesi banchi di grandi dimensioni, soprattutto nelle aree riparate dalle correnti. Di dimensioni assai più ridotte e comuni nelle zone meno profonde del reef sono il corallo dito e la madrepora lampone, entrambi di colore rosato. Alle stesse basse profondità sono frequenti i corallo cervello, riconoscibili per la loro forma globosa e il colore giallastro. A profondità maggiori vi sono i coralli lattuga, che sono identificabili per la loro colorazione giallo paglierino e la forma circolare di 1-2 metri di diametro, che ricorda quella di un enorme cespo di lattuga. Le splendide gorgoni, i cui ventagli possono superare i 2 metri di diametro, ondeggiano al ritmo delle correnti, suscitando l'ammirazione dei subacquei che si immergono tra i 10 e i 40 metri. Si possono spesso trovare i coralli molli, come il corallo broccolo, così chiamato perché ricorda l'omonima pianta, il corallo cuoio, di colore grigio-giallastro e forma peduncolata che evoca quella di un fungo. I coralli hanno forme, dimensioni e colori assai variabili, ma quando muoiono assumono tutti un colore biancastro. Sul reef vive un'incredibile varietà di generi di pesci, tutti estremamente colorati e di piccole dimensioni, che costituiscono la cosiddetta fauna di barriera e si cibano di quanto il reef offre loro: plancton, polipi corallini, piccoli crostacei, alghe, molluschi e altri organismi. Anche gli anfratti che si aprono nel reef e le grotte possono ospitare pesci che sfruttano le risorse alimentari da esso fornite, come le murene, che di notte si cibano di piccoli pesci di barriera.
A poca distanza da riff e quasi a pelo d'acqua si trovano spesso i coloratissimi pesci farfalla, la cui presenza costante caratterizza i riff del Mar Rosso, e i pesci angelo, considerati per l'eleganza della loro livrea. Tipici della barriera sono anche i variopinti pesci pappagallo, provvisti di un robusto becco con il quale frantumano le madrepore alla ricerca delle piccole alghe di cui si nutrono, producendo così una grande quantità di sabbia corallina. Sulla piattaforma del reef, in pochi decimetri di acqua in corrispondenza del suo bordo esterno, sono concentrate diverse specie di pesci chirurgo, alla cui famiglia fanno parte anche i pesci unicorno, tutti dotati di lame taglienti sul peduncolo caudale. Gli squali in Mar Rosso non sono così diffusi come si potrebbe credere. Solo 29 sono le specie che popolano queste acque, a differenza delle 127 che popolano l'Oceano Indiano. Di queste, una decina sono le più comuni e sono concentrate soprattutto nel Mar Rosso centrale e meridionale. Nel Mar Rosso settentrionale si possono osservare i piccoli squali di scogliera a punte bianche, gli squali grigi di scogliera e gli squali martello festonati, nessuno dei quali può essere ritenuto aggressivo o pericoloso per i subacquei. È bene però rammentarsi che una delle caratteristiche degli squali è la loro imprevedibilità. È difficile stabilire con esattezza quante siano le specie di pesci effettivamente presenti nel Mar Rosso, perché ogni anno vengono fatte nuove scoperte. Al momento attuale ne sono state classificate 1248, di cui il 17%, pari a 212 specie, risultano endemiche, ossia vivono solo nel Mar Rosso. Le tartarughe, che sono oggi in pericolo di estinzione in tutto il mondo, sono presenti nel Mar Rosso solo con 5 specie. Le più comuni sono la tartaruga scaglie, caratterizzata da un becco appuntito e di dimensioni inferiori ai 90 cm, e la tartaruga verde, che ha un becco arrotondato e di dimensioni nettamente superiori. Può raggiungere 140 cm di lunghezza e oltre 300 kg di peso. Entrambe le specie si cibano di alghe, di spugne, e sono protette da leggi internazionali. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, in Mar Rosso non sono certo gli squali i pesci più pericolosi per subacquei e snorkelisti. Un pericolo ben più reale è dato dai pesci balestra durante il periodo della nidificazione tra giugno e agosto. Estremamente territoriali e aggressivi, i pesci balestra, in particolare balestra titano, sono pronti ad attaccare chiunque si avvicini troppo al loro nido scavato sui fondali sabbiosi. Poiché sono muniti di una bocca durissima in grado di spezzare le madrepore e hanno dimensioni che raggiungono i 70 cm, possono rappresentare un reale pericolo. Al contrario, i pesci leone hanno un carattere timido e pacifico, ma se vengono toccati, i loro raggi dorsali collegati a ghiandole velenifere possono inoculare una tossina estremamente pericolosa. Ancora più temibile è il pesce pietra, che normalmente vive immobile appoggiato su madrepore, sabbia o nascosto tra le erbe marine. I suoi aculei dorsali iniettano un veleno mortale anche per l'uomo. Sui fondali sabbiosi e a volte appena ricoperti dalla sabbia si trovano i trigoni a macchie blu, la cui pinna caudale è dotata di una spina velenifera che può infliggere dolorose punture se viene incautamente calpestata. Dagli anfratti del reef spesso sporge la testa delle murene giganti, la cui lunghezza può superare i 2 metri. Nonostante il loro aspetto minaccioso, le murene non sono aggressive, ma possono infliggere morsi dolorosissimi ai subacquei, che incautamente si avvicinano troppo alla loro tana o cercano di accarezzarle. Oggi nella sola area di Sharm el Sheikh vengono effettuate non meno di 120.000 immersioni al mese, distribuite su non più di una trentina di siti subacquei. Si calcola che in alta stagione le 200 barche che operano quotidianamente trasportino sui siti tra i 2.500 e i 3.500 subacquei al giorno, ognuno dei quali effettua mediamente 2 immersioni.
Numerosi studi scientifici condotti su base statistica hanno dimostrato che in media ogni subacqueo causa involontariamente la distruzione di 10 grammi di corallo durante ogni immersione, per un totale circa di 14,4 tonnellate di madrepore distrutte in un anno. Alla luce di questi dati risulta evidente che la tutela del reef è diventata oggi più che mai un'esigenza primaria per poter continuare a offrire ai subacquei immersioni di livello soddisfacente. Anche questo viaggio termina qua, ma non disperate, io vi aspetto in una delle prossime puntate per tornare ad immergerci e a scoprire la barriera corallina e i pesci ancora una volta. Vi ricordo il nostro sito viciosat.tv, sul quale potrete rivedere invece tutti i documentari che sono già andati in onda. La nostra email viciosat.tv, alla quale inviare i vostri commenti, i vostri suggerimenti, ma anche chiederci delle informazioni. Vi ricordo inoltre che nella prossima puntata andremo a visitare Las Vegas e il Grand Canyon, quindi non mancate perché sarà davvero divertente. Io vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto alla prossima puntata. Buon proseguimento su Viciosat.